Sono in giro qua che non so bene, devo andare a prendere un rasoio. Ma chi c'è qua? Madonna! No. E anche Benghino, cagro! Minchia che incontri! Incontro davanti alla CGL! Cisle Will, vaffanculo, ci sono tre piccoli porcellini, CGL! Cisle Will! Grazie! No. FC Internazionale! Allora, io ti ho... FC Internazionale Milano! Ma il Milan! Ma il Milan! Allora... Calma. Attenzione! Ma il Milan! Io ho beccato oggi che finite calciomercato. Casualmente! Io sto andando in farmacia e a prendere ma il Milan, punto di domanda, domanda resta comunque, perché il Milan è stata la squadra italiana che ha comprato più giocatori, ma... I giocatori scarsi! Ma appunto, ma chi ha comprato? Quando rientra Ibrahimovic, Giroud gioca? Non lo so. Rientra Ibrahimovic o abbiamo finito? Boh, l'ho visto incazzato, l'ho visto. Quando il Milan ha vinto 4-1 col Cagliari, Ibrahimovic era incazzato perché ha segnato Giroud, è già in competizione. Sì, lui è uno che guarda su. È un CR7 dentro. È un secondo CR7. Sì. CR7 ha fatto bene. Ha fatto, è contento. Ha fatto bene. Non ne poteva più. Non ne poteva più di quelle divise blu. No, cacciò una merda. Non ne poteva più. Ha fatto bene. Ma il Milan, punto di domanda, adesso sorge anche. Ma la Juve, punto di domanda. Dove ride Benghino? Con questa cosa di CR7 sorge anche. Ma la Juve, punto di domanda. Adesso sono due punti di domanda, ci sono. Allora ti dico una cosa, la Roma non è un punto di domanda. La Roma non è un punto di domanda, sono d'accordo con te. Quanto ti sta sul cazzo? Ero deluso dopo quello che è successo all'Inter. Io sono sparito, non mi avete visto, ero delusissimo. Conte, non Conte, Hakimi, Lukaku. Ci farà molto più male la perdita di Hakimi che quella di Lukaku. Non sono d'accordo. Lo vedrete. Comunque... siamo meno peggio di quello che mi immaginavo. Certo. Siamo ancora buoni. Sai cosa siamo? Sono due Inter diverse, si può dire. Due Inter diverse e anche questa potrebbe essere competitiva per lo scudetto. Potrebbe. Io comunque, dico che facciamo 85. Se non è prima e seconda. Comunque siamo lì. Io pensavo più indietro. Sì. Quindi... che cosa? Cambio braccio. Menghino, vinciamo lo scudo o no? Potremmo vincere. Detto Menghino, sì o no? Sì. E vorrei vedere quanti interisti un mese fa dicevano così, invece io adesso lo dico ancora, potremmo rivincere ancora. Però l'Inter, che è clamoroso, l'Inter. Quanti punti perdi con Conte? Pochissimi. Per me 9. Con Inzaghi però Inzaghi non è male. No, ho saputo. Ora, Inzaghi... non ti ho raccontato le nemmeno cose. Peggio, a me Inzaghi mi va bene. Inzaghi a me va corso, benissimo. È corso dalla panchina a abbracciare Correa. Sì, mi piace, sì. Il tuco importante. Meglio Correa, gli interisti dicevano che voleva il Turam. Turam. È un tamburo. È un tamburo. Turam era meglio il papà. Esatto. Era meglio Correa papà. È forte o no? Correa è forte, non è un fenomeno, ma è forte. Noi, allora, Satriano rimane. C'era gente che voleva Belotti, ma oh, ma siete matti. Io chiudo, chiudo il video. E ci buttiamo in quel bellissimo lago di Como. Quindi la Juve è un punto di domanda. Attenzione! La minestra riscaldata non è mai stata buona. Ha pianto Allegri, visto? Appena gli rompe i giocatori. Sacchi al Milan è tornato, come ha fatto? Una merda. Capello. Capello che. Una merda. 5-0 Zeman a casa. Quindi. Scevchenko è tornato al Milan dopo il Chelsea. 0. Kakà peggio di peggio. E la Lazio? E la Lazio non è male. E la Lazio. No, no, è a Roma. È la Roma. Fogna di sta città. Secondo me la Lazio. Sarriana sarà bella da vedere, però ogni tanto perderà qualche punto, sì. Che dici, ma come cazzo fai a perdere quei punti lì? Meglio per noi. Come mai non hanno preso Kostic? Non mi sono informato. È saltato perché? Io ti rispondo questo qua. Come mai invece quegli come mai non la vinci mai, non la vincerai più, oltre che mai. Non la vinci più. Non la vinci più. Quindi non è più. Non mai più. Come togliamo mai? Il mai e mettiamo il più. Non grande, la vinci più. La signora Menghi. La prostituta CR7 Ronaldo, donna, perché lo sappiamo tutti, ha fatto bene. Ha fatto bene. Noi ti fiamo. Fatto... Ciao Maria. Siamo in mezzo alla strada. Famoso, eh? Siamo in mezzo alla strada. Maria, fai un saluto. Chi vince lo scudetto? Non me ne frega niente. ti rubiamo anche i soldi, no? Comunque, due punti di domanda, non più uno. Il Napoli di Spalletti. Il Napoli di Spalletti, ancora un'altra volta quarto. Quindi va in Champions. Sì, va in Champions. Allora, Champions, Inter, Napoli di Spalletti, Roma di Mourinho. E l'Atalanta.
e il Milan. E la Juve quarta. Attenzione. Beh, la Juve quarta è male. La Juve quarta è male. L'Atalanta fuori. Per non può ripetere più gli anni che ha fatto, basta. Il gioco dei grandi numeri. L'ho detto anch'io prima. La legge dei grandi numeri. Il Milan farà peggio dell'anno scorso perché gli è nato tutto Rigorimovic. Qualsiasi cosa, Rigorimovic, tutto si incastrava in un puzzle. Quest'anno non si incastra più. Basta. Chi avresti comprato? Vlahovic l'avresti comprato? Avrei aspettato ancora 6 mesi. Nico Gonzalez? Ne riparliamo a gennaio. Non ci fa girare i coglioni che 146 più 146 è Cinar, sono tanti. Hanno fatto bene. Sono i soldi, sono sempre i soldi, loro sono imprenditori. Bisogna scindere le cose. Da tifoso tu vorresti che, certo, hai il presidente del PSG, ma se tu fossi del Qatar, io te avevo fatto più 100. Se fossimo io te avevo fatto più un miliardo. Però se ci fosse stato Moratti degli anni fine 90, inizio 2000, avremmo preso Messi, cosa c'entra? Ultimi, abbiamo ancora 2 minuti. Meglio Messi di Ronaldo, secondo me. Sì. Meglio Messi di Ronaldo, ma Ronaldo ha fatto bene. Ha fatto bene. Ha tabaccato, è andato a casa sua due ritempi e vedrete che sarà 40 gol ancora in Premier. Non solo, lo United e il giro dell'Atalanta, faranno fuori l'Atalanta. È giusto così, lì c'è il Villarreal. La mossa migliore che poteva fare Ronaldo era tabaccare al 29 di agosto. Bella la cosa più bella. Cosa che poteva fare. Cosa ne pensi di Keane? Tamburo? Keane? Mose Keane? Danny Su. No, quindi, non mi piace. Chi ti piace della Rube? Se Chiesa e basta. Della Rube? Più Chiesa? Quadrado. Quadrado a me è migliore. Il solito tuffatore che però è Quadrado. Chiesa pensavo che era un flop per la Juve, invece si è rivelato un ottimo acquisto perché c'ha le palle. Chiesa è uno che si impegna, sbatte. E quell'adesivo Juve merda gli ha portato fortuna. Purtroppo sì. Comunque punto di domanda anche da Juve, ricordate. Vedrete che non è punto... ci rivediamo a Natale e poi vedete punto di domanda. No, anche prima. Fino adesso punto di domanda avevo ragione o no? Certo. Quest'anno Juve... Ultime cose, aspetta, ti ho chiesto... i colpi esteri. C'è troppo divario. I colpi esteri non stai. Anche l'Atletico Madrid ieri hai visto cosa ha fatto. Madonna. Minchia, No, ma dico, ha tenuto Felix. Vince la Premier e vince la Liga nell'Atletico. Scorso... La rivince ancora. Certo, l'ha vinta con Suarez a 0. La rivince. Continua a incularsi Barcellona a vincere. Ma noi quanto siamo distanti? Anni luce. Da quel calcio anni 2000. Anni luce. Noi da. Ma c'è che la Juve non la vince più. Allora, dal punto di vista calcistico, la distanza è inferiore che quella economica, perché il campo è il campo, perché il campo dopo a livello di grano noi siamo l'ex terzo mondo e loro sono l'elite. Quindi PSG, City, Chelsea non puoi averci a che fare. Tebas che è il Real Madrid non è più il Real Madrid di prima, no, infatti Tebas, perché la bufala di Mbappé è una bufala, certo. Perché sennò se veramente gli davano 180 Mbappé giocava nel Real, tutte balle sono, lo prenderanno al prossimo forse a zero. Io dissi che non andava via, ti ricordi? Che però male. Anche il fatto che adesso lo Sheikh ha rilanciato offrendo 45 per il rinnovo di Mbappé è un insulto. Ah sì, perché adesso, vogliono sì. Gli aveva mangiato 25. Io sono 30. Per il tetto massimo 10 milioni di euro all'anno, vale di più, no, non li prendi. Tetto massimo. Beh, sì, non mi interessa un cazzo. Bisogna mettere le regole, no. C'è la crisi, c'è il Covid, c'è il porco. Ma scusa un attimo. Quindi, no, ma se no di fatto la Supercoppa... Allora c'è gente che muore di fame e quello prende 45, ma per cosa? Per tirare 4... Viva il populismo! 40 pedate alla palla! Viva il populismo! Dai. Ti aspetto per il... Sai che c'è il club di Caressa che si mettono al tavolo lì come dici? Facciamo il club noi che siamo meno di Caressa. Esatto, ti aspetto. Comunque, Sky ha fatto schifo, tutto da Zon non si vede male, va via la connessione. Io non posso più, ma fate ridere, fate, dai. Allo stadio non si va e quindi... Amazon TV, adesso Amazon cosa fa? Amazon TV, ma dai, ma vergognati. È veramente uno schifo in TV, l'unica cosa bella è un po' più di special. Tipo quello su Moratti, sì. Però ti dico, ma poi durante le camere non fanno vedere le robe. Ma no, grandi ritorni alla prima partita dell'Inter in casa col Genoa, ogni quarto d'ora. Ma poi saltava? Ogni tanto no, saltava. No, io l'ho vista tutta, non so perché. Tablet. No, io in televisione. Io voglio vedere in TV. Io in TV sapevo che non l'ho vista, perché qualche bastardo mi ha portato il decoder la settimana dopo. Ecco. Io so per certo perché anche altra gente che saltava. Quindi no al calcio moderno e no alla PTV. È tornato il Mengi. Ciao.